Tanto sabato io penso che qui a Lazzara sia veramente un momento molto alto di partecipazione perché abbiamo dimostrato che c'è un movimento molto ampio dove dentro siamo in tanti diversi tra noi capaci di stare insieme rispetto alla contrarietà al Terzo Valico, ma stare insieme perché abbiamo tutti nella testa che questo tipo di modello di sviluppo basato su delle follie come questa non può progredire oggi in questo paese. È una società che è assolutamente in crisi, una società dove questo tipo di modello di sviluppo è andato in crisi, è ritardo su se stesso, c'è qualcuno che sostiene a pensare che questo è lo sviluppo. Non è così. Questo non è soltanto un no forte ad un treno, ma un no forte ad un modello di sviluppo assolutamente fondamentale, ad un modello di rappresentanza di democrazia che non regge. Io penso che chi ha l'onore e l'onere di rappresentare i propri cittadini debba sapere anche quello che vuole. Io vivo a Novi. Un paio di mesi fa la sinistra novese ha presentato un documento al Consiglio Comunale contro il Terzo Valico. E c'è stato un dibattito veramente avvilente nel Consiglio Comunale. Non sono contento di questo. Un dibattito veramente molto basso. Molto basso. Dove nessuno è stato in grado di entrare nel merito per sostenere l'opera con argomenti che potessero reggere, ma molto probabilmente molti hanno risposto ad ordini di partito. E io penso che non si possa votare lo scempio del territorio, un'opera del genere che cambierà radicalmente non solo in maniera drammatica il nostro territorio da Genova a Tortona senza conoscere concretamente quello che si sta facendo. Questo veramente dimostra una crisi profonda della rappresentanza. Non si può rappresentare i cittadini senza impegnarsi profondamente per cercare di sapere cosa si fa. Perché davvero questo poi spiega anche il distacco della politica da parte della gente. Questo purtroppo accade. Io dico, per fortuna ci sono amministrazioni aperte, siamo diversi, magari la pensiamo diversamente politicamente, però su questo tema dobbiamo essere assolutamente uniti ed è bello vedere una comunità come quella acquatese che piazza sabato, questa sera c'è un consiglio comunale non blindato ma aperto e dà la possibilità a uno come me di Rifondazione Comunista che arriva da Novi di poter parlare ed esprimersi. Questo è molto bello per la democrazia e per la partecipazione. Noi siamo tanti, sempre più tanti, il comitato è veramente democratico, ci siamo dati. Siamo partiti con l'idea di fare una prima grande manifestazione di piazza, l'abbiamo fatta da quarta, l'abbiamo decisa tutti insieme. E la quarta era il primo appuntamento, adesso ripartiremo, l'ho detto prima Claudio, tutti e due ci troveremo a Novi e daremo continuità, perché non ci fermiamo. Il partito del binario continuo del buco dell'Appennino e quant'altro lo deve sapere, deve uscire. I giornalisti per favore lo riportino, non ci fermiamo. Non siamo un gruppo di persone che ha pensato di fare una scampagnata il 26 alla 4. Il 26 alla 4 era il primo appuntamento di piazza e ce ne saranno molti altri, assemblee pubbliche, volantinaggio, cercheremo di coordinare il più possibile. Alessandrino, genovese, per costruire una massa critica sempre più forte che in qualche modo vada a fare a
condizionare le scelte politiche. Rispetto ad un'opera che, e chiudo, ha detto bene prima, cioè, di questo non c'è neanche da parlare. Io non sono un amico del magistrato. La sito magistrato cos'è questa roba? Corruzione ad alta velocità. Tipo si manca, non aggiungo altro.